Il popolo della famiglia partecipa a questa tornata elettorale per le regionali insieme a Fratelli d'Italia, a sostegno di Massimiliano Fedriga, con un proprio candidato in ogni circoscrizione. Non è stato difficile perché abbiamo la maggior parte dei nostri programmi che coincidono, specialmente quelli, che sono il punto numero uno del programma di Fratelli d'Italia che riguarda appunto la famiglia. Abbiamo raggiunto immediatamente questo accordo. Siamo convinti che questo potrà essere anche propedeutico a future clonazioni a livello nazionale, perché, appunto, è un valore aggiunto tutto quello che può essere portato per il welfare familiare e non soltanto. Numerosi dunque i punti programmatici comuni, a cominciare dal welfare dedicato alle famiglie numerose e al rispetto di alcuni valori fondamentali. È un accordo che per noi è soddisfacente perché ci permette di entrare in campo anche con un'organizzazione politica che noi non avevamo come popolo della famiglia. Siamo appena nati... E cercando di portare avanti questi nostri famosi valori non negoziabili che sono il, il, la vita, la vita dal suo concepimento alla morte possibilmente naturale e anche tutto quello che è la tutela della famiglia come motore della società. Quindi dal punto di vista economico il programma eh, portato da Federica, portato un po' dal centrodestra in senso generale, comunque raccoglie la difesa di alcune situazioni che vanno a guardare alla famiglia. Tra i punti ripercorsi nella sua dichiarazione dal candidato presidente del centrodestra, anche la battaglia contro il gioco del rispetto e la teoria del gender, un accordo che, ha aggiunto Fedriga, amplia la coalizione su temi forti comuni. È importante una coalizione che eh, ha un ampio respiro, che evidentemente ha convinto molto. Tutte le eh, liste, sia di partiti nazionali che civiche, sia rappresentanze eh, di società civile, sono importanti per far vedere che il centrodestra è unito e vuole essere una rappresentazione della società e della società del Free Venezia Giulia e non invece soltanto la politica che parla a se stessa.